Il mio popolo è arrabbiato. La gente si sente tradita dal mio inganno, capisce? Ma voi fate parte della comunità. Voi siete i dottori. Col tempo riusciranno ad accettare. Accettare? E lei crede che avrei costretto mia nipote a comportarsi da maschio per tutti questi anni se avessi avuto la certezza che un giorno avrebbero potuto accettare? Signor Wu, io credo che lei abbia agito secondo coscienza, spinto dall'affetto per Jingyan. Però adesso, poiché lei l'ha così caldamente incoraggiata a rivelarsi, non ha più neanche un popolo. E neppure una casa. Ma ho te, nonno. E finalmente ho anche la verità. Sei bellissima, Jingyan. Grazie, Colin. È giusto che tu sappia che il tuo vero nome non è Jingyan. Ti chiami Li Yin. Li Yin. Bellissima, Lin. Sei uguale a tua madre. Entrate, entrate, ho poco tempo. Signor Lawson, dopo aver sentito la testimonianza dello sceriffo Simon contro di lei, la condanno a 6 mesi di prigione. 6 mesi? Un tentativo di incendio doloso è un crimine grave con serie conseguenze. Io non ho fatto niente. Come mai le carceri sono piene di gente che sostiene di non aver fatto niente? Esigo un appello. Credo che tu non possa esigere niente. Vostro onore, posso rivolgermi a... Aveva detto di non essere il suo legale. Infatti. Voglio parlare a nome delle vittime. Vittime di cosa? Poco dopo l'arresto e il successivo rilascio del signor Lawson su cauzione è scoppiato un vero incendio. Che cosa c'è? Sebbene il signor Lawson abbia un alibi inconfutabile per la sera dell'incendio, sì, io... Sì, giovanotto, ho afferrato il concetto. Arrivi al dunque. Vostro onore, mandare Hank in prigione non servirà a quella povera gente che ha perso tutto nell'incendio. Cosa propone allora? $100 di multa. 100 bigliettoni? Da pagare come indennizzo a tutte le famiglie cinesi. Un indennizzo, eh? Mi sembra la cosa giusta da fare, vostro onore. Lei cosa ne dice, sceriffo? Sono d'accordo con Matthew, vostro onore. Penso che sia la cosa migliore. Molto bene. $100 di multa da pagare alle vittime dell'incendio non appena rientrerà a Colorado Springs.